Arianna e Letizia sono invece le insegnanti delle scuole di teatro qui al Santi Odoro. Allora, raccontatemi un po' che cosa succederà in questo nuovo anno, perché prima Dario ci diceva appunto che ci sarà un potenziamento rispetto alle scuole, no? Rispetto ai corsi. Quindi chi parte? Arianna, Ma sì, vai. più che altro il potenziamento rispetto alla stagione famiglie, cioè le domenicali per ragazzi. Lavoreremo in due direzioni differenti. Innanzitutto sull'accoglienza dei ragazzi in teatro, perché ci preme proprio invitarli in un luogo magico e quindi condurli nella magia del teatro già all'ingresso, diciamo, della platea. Quindi abbiamo pensato a una serie di piccoli eventi collaterali allo spettacolo che serviranno proprio per prepararli al momento magico che poi avverrà una volta seduti sulle loro poltroncine quando si aprirà il sipario. E questa è una cosa a cui teniamo molto proprio perché crediamo nella magia del teatro e vogliamo trasferirla quanto più possibile ai bambini e alle loro famiglie. E si vuole oltretutto, diciamo, mettere l'accento su questo momento come un momento straordinario in cui finalmente si può ritornare insieme a partecipare a qualcosa di bello, quindi mettere l'accento sul valore dello stare insieme, mantenendo lo stesso rispetto per le normative, ovviamente, ma cercando di difendere l'aspetto magico pur mantenendo il distanziamento sociale attraverso dei piccoli giochi di immaginario che permetteranno ai bambini di rimanere distanziati ma nello stesso tempo idealmente a livello immaginifico uniti. E infatti la stagione, la rassegna famiglia si intitola si chiama una primavera d'inverno perché la consideriamo, nonostante sia una stagione invernale, una sorta di primavera di rinascita dopo il periodo di chiusura che ci ha visto. Isolati ciascuno nel suo piccolo mondo. E questa è una cosa. E collateralmente stiamo preparando una redazione, la redazione del Teatro San Teodoro, che fondamentalmente sarà strutturata in un incontro ogni settimana dello spettacolo, la settimana precedente lo spettacolo. Quindi se lo spettacolo è domenica, la settimana precedente di sabato ci sarà questo incontro alla Cornice di Cantù, la libreria di Cantù, in cui si cercherà di preparare dei piccoli giornalisti che avranno l'obiettivo sia di recensire lo spettacolo che vedranno la settimana dopo, che di intervistare gli attori che hanno fatto lo spettacolo e quindi si cercherà di così stimolarli ad avere curiosità per poter formulare una serie di domande. Gli si darà degli strumenti anche linguistici per poter parlare di teatro. Infatti pensavamo di creare un vocabolario del teatro e quindi ad ogni incontro aggiungeremo dei vocaboli che sono prettamente vocaboli relativi proprio al teatro, sia tecnici che non, Certo. e proprio per creare una piccola redazione di affezionati che ci seguiranno, in ogni spettacolo. Senti Arianna, tu parli di bambini, di che età stiamo parlando? Da quando a quando? Con voci di Claudio Milani si ha un'età che parte dai 4 anni, poi ogni spettacolo invece ha un'indicazione differente, fino ad arrivare a quello della Guidi che è rivolto soprattutto ai ragazzi delle medie. Quindi Ok. diciamo che la fascia d'età è soprattutto primaria e secondaria di primo grado. Invece il progetto di redazione? Va benissimo per la primaria, Ok. l'ideale è terza, quarta e quinta elementare. Perfetto, benissimo. Qualche altra curiosità rispetto, insomma, a questa stagione, Letizia? Questa stagione si concluderà con uno spettacolo che vedrà coinvolti, o vorrebbe vedere coinvolti, gli adulti, i genitori dei bambini che avranno partecipato alla rassegna, educatori curiosi, appassionati di teatro, che avranno voglia di buttarsi insieme a noi in uno spettacolo itinerante. Che sarà proprio alla conclusione della rassegna l'11 di aprile. E il titolo dello spettacolo sarà Sulle spalle dei giganti, e sarà un'avventura
su cui manteniamo assoluto riservo, che è ispirato al metodo di Chiara Guidi, che sarà l'ultimo spettacolo della rassegna prima del nostro. Quindi questo sarà sicuramente un punto curioso, inedito, tutto da scoprire anche per noi. Sì, posso aggiungere una cosina Sì. rispetto a questa cosa? Ci piacerebbe tantissimo che i genitori dei bambini che hanno seguito la rassegna potessero offrire uno spettacolo ai loro figli, quindi noi punteremo tantissimo per cercare di coinvolgere i genitori come attori sulla scena, perché per una volta i loro figli li possono vedere recitare per loro. Ovviamente non ci aspettiamo che siano attori, ma per questo il progetto è pensato in un arco di tempo di circa 3 settimane, un mese, perché si faranno 3 incontri, uno ogni settimana, di 3 ore ciascuno, praticamente incontri laboratoriali per preparare appunto chiunque fosse interessato ad aderire a questa iniziativa alla scena. I corsi sono ancora aperti, dunque, quindi ci si può ancora iscrivere? I corsi delle scuole sì, sono assolutamente apertissimi. Questo esula dai corsi perché quelli sono sempre strutturati con un Certo. incontro a settimana, sia per i ragazzi, lei tiene il gruppo degli adolescenti, io invece quello degli adulti di piccola accademia. E quindi sono aperte ancora le iscrizioni, assolutamente sì. Invece per questo laboratorio che si terrà a marzo, le iscrizioni verranno aperte poi a suo tempo, quando Perfetto. si comincerà il progetto. Un augurio anche voi per questa stagione. Beh, che sia una primavera d'inverno, in una stagione fredda di comunque ancora distanziamento, che possa essere una stagione calda di cuore. Grazie. Bellissimo.